Era stato annunciato prima della sconfitta di Lecce, ma solo adesso è iniziato il cammino di Massimiliano Oddo alla guida del Crotone. L'ex giocatore di Lazio e Milan ha diretto il primo allenamento e sta preparando la squadra al match di domenica prossima contro il Carpi. Una compagine, quella pitagorica, che secondo la dirigenza ed anche secondo lo stesso Oddo non ha ancora espresso tutto il suo potenziale in un campionato comunque difficile come la Serie B. Facciamo conto che in Serie B tutte le squadre attraversano un momento di crisi, anche le più forti. Facciamo conto che il Crotone l'ha passata e dobbiamo cercare da qui alla fine di sbagliare il meno possibile. È normale che deve essere così perché ovviamente i punti dalle squadre davanti non sono pochi, tenendo conto che si è giocato già 10 partite e quindi bisogna andare di corsa veloce. Ci sono sicuramente i mezzi per riuscire ad agganciare quantomeno le squadre che stanno davanti, ma poi questo dipenderà dal lavoro del campo, dei ragazzi, dal mio, da quello del mio staff, da tutti quanti. E cercheremo di fare il meglio possibile. A me piace giocare a 4, non piace giocare a 5. È normale che un allenatore quando subentra deve anche sposare quelle che sono le necessità della squadra in quel momento. Io l'anno scorso sono subentrato a Udine facendo una cosa che non ho mai fatto prima perché avevo giocatori che erano adatti a fare quello. E quindi non sono un allenatore che se vuole giocare per forza di cose con i due esterni, se non li ha ci gioca uguale. E anche per questo motivo che ripeto. Conosco i giocatori che ha il Crotone tutti dal primo all'ultimo, ma li conosco per averli visti da fuori. Ho bisogno e ho la necessità di conoscerli in campo per verificarne tutti gli aspetti, per verificare se alcuni di essi possono fare più ruoli magari. E per fare questo ho bisogno di allenarli.